Jenny, hai un vestito tremendo. Dai, toglitelo, ora! No, ma lascerò che tu mi offra un drink. Pardon? Tu sei la ragazza della stazione di Parigi. Mi chiamo... Christophe! Sì. Che cosa ci fai qui? E beh, questo locale è mio. La mia famiglia possiede molti nightclub in tutta Europa. Sarei onorato se accettassi un drink nel privé. Ok. Ciao, Cooper. Che roba è? È Asensio. La guida Frommer dice che da noi è illegale, provoca allucinazioni, ti fa andare fuori. Lo chiamano il folletto verde. La mia famiglia ha uno yacht nell'Egeo. Vieni con me, Jennifer. Gireremo il mondo insieme. Oh mio Dio. Nuoteremo insieme i delfini e berremo champagne al chiaro di luna. Oh mio Dio. E passeremo le giornate ad abbronzarci bevendo vino. Mia moglie fa una meravigliosa sangria. Aspetta, che cosa? Sangria? Beh, si prende del buon vino spagnolo, poi ci si mettono dentro delle fette di orange. No, fermo. Stai dicendo che sei sposato? E vai in giro per l'Europa portandoti a letto tutte le donne che incontri? No, ti prego, Jennifer, non è così. Mi porto a letto anche gli uomini. Io ve lo dico, non mi ha fatto nessun effetto. Nemmeno a me. Completamente rimbalzato. E a te? Zero, non mi ha fatto uno stracacchio di niente. Questo Asensio è una puttanata. Sono d'accordo, fratello. Io sloggio. Scusate. Ehi, dov'è il tuo Christophe? Non rompere. Così domani Berlino. Domani Mike. Guarda un po'. Non ci credo. Sì, mi ha rimorchiato una ragazza anche qui. Dai, non esiste. Non lo trovo giusto. Io continuo a sbattermi a destra e a sinistra alla ricerca del folle sesso europeo e lui è l'unico. Oh mio Dio! Veramente disgustosa questa merdata. Potreste dirmi che cazzo ho combinato ieri sera? Sono proprio i gemelli meno gemelli che conosco. Una nottata bella selvaggia, eh? Già, proprio selvaggia, proprio selvaggia. Io ero davvero fuori controllo. Voi come vi sentite? Siete... Ok, senti. Eravamo fatti come zucchine. Le cose erano un tantino confuse e Jamie mi ha baciata. Mettiamoci una pietra sopra, ok?